Il giallo è stato risolto grazie alle indagini condotte dal capo del RIS di Parma, colonnello Luciano Garofano. Presentato un caso che ha lasciato molte perplessità, molti dubbi, molti colpi al nostro lavoro, che era scientificamente ineccepibile. E attraverso questo racconto però cerco anche di narrare all'opinione pubblica di come spesso ci vengono riferite informazioni che non sono corrette e di quanto sia preoccupante anche che il Paese si occupi di formare gli esperti. Quindi ci troviamo di fronte a situazioni in cui si confrontano esperti che però tali non sono. Credo che dovremmo pensare e soprattutto invitare le università a far sì che questi esperti possano essere tali e dei sistemi di controllo affinché nell'indagine e nel processo entrino veramente persone competenti. Dalle indagini che ha riscontrato il generale Luciano Garofano, in questa foto del 1982 risulta quel ragazzo che ha, diciamo, il fazzolettino sulla giacca e si sta controllando che ore sono. Quello è il signor Tore Podda. Di fronte a lui seduto in giacca nera, capelli neri, è Amedeo Bianchini che gli dice: guarda che sono già a mezzanotte che andiamo a ballare. Di fronte a loro, in piedi, giacca rossa, dalle fonti e dalle accurate indagini al microscopio elettronico, quello è Francesco Secci. In regia, come si vede, Mauro Avis e il sottoscritto. E poi la gente che balla alla notte del Capodanno. Perché sa che ci sono gli strumenti scientifici che possono individuarlo, potrà essere un delinquente che rinuncia. Almeno questo è l'auspicio e la speranza che io affido a tutti quanti.